Buonasera da InfoStudio, lunedì 16 febbraio, ben ritrovati con il nostro telegiornale. La vicenda, ovvero l'indagine sulla scomparsa dei due fratelli di San Gregorio di Pona, Massimiliano e Davide Mirabello, che mancano da domenica scorsa da Dolianova, in provincia della provincia Sud Sardegna, e Dorianova per la precisione, 35 e 40 anni, due fratelli che da tempo risiedono appunto nella regione isolana e che sono spariti da domenica 9 febbraio. Dicevo, l'inchiesta potrebbe essere ad una svolta. Sabato la conferma, dopo le analisi del RIS, che il sangue ritrovato sulla strada in cui è stata trovata bruciata la loro auto è effettivamente quello dei due fratelli calabresi, e oggi è stata sequestrata, lo ha reso noto l'Unione Sarda, l'auto di un allevatore del paese che è proprietario di un terreno ed è vicino di casa di Massimiliano e Davide Mirabello. Si sa che i carabinieri erano alla ricerca di indizi su presunti contrasti che i due potessero aver avuto. Si sa che si sono allontanati domenica 9 febbraio precipitosamente da casa con la macchina. Da allora di loro si sono perse le tracce. Sembra che con l'allevatore i due fratelli abbiano avuto una serie di contrasti che sono andati avanti addirittura per alcuni anni, e che sarebbero nati quando alcuni capi di bestiame dell'allevatore sarebbero stati uccisi da un cane di proprietà di Massimiliano Mirabello. Poi il cane è stato ritrovato ucciso alcuni mesi fa, e da quell'episodio, cioè dalla uccisione degli animali, delle bestie dell'allevatore, sarebbe nata una serie di dispetti e ritorsioni reciproche tra i fratelli e l'allevatore. Mancano conferme, ma la pista imboccata dagli investigatori è precisa. Due rinvii a giudizio eccellenti, di cui si è avuta notizia nel pomeriggio. Il 17 luglio prossimo inizierà il processo all'ex deputato di Forza Italia, ex sottosegretario anche Pino Galati, che è riferito all'inchiesta della Procura di Catanzaro sulla Fondazione Calabresi nel Mondo. Lo ha deciso il giudice per l'udienza preliminare Matteo Ferrante, che ha accolto le richieste formulate pochi giorni fa dal sostituto procuratore Graziella Viscomi, rinviando a giudizio anche Mariangela Cairo, che della Fondazione Calabresi nel Mondo era una collaboratrice. Galati è indagato per la presunta distrazione di fondi comunitari destinati all'ente in-house della regione, che ora è in fase di liquidazione. L'indagine svelò la gestione clientelare delle assunzioni. Nel mirino dei magistrati anche il rapporto tra la Fondazione Calabrese nel Mondo e la Fondazione ISUD del Mondo, di cui lo stesso Galati fu presidente, in relazione all'affitto di una sede a Roma. Le accuse per i due imputati sono a vario titolo di abuso d'ufficio, falsità ideologica e peculato. Un solo imputato, vale a dire Giuseppe Antonio Bianco, che è stato il segretario della Fondazione, ha scelto il rito abbreviato. Ed è stato rinviato a giudizio anche l'ex consigliere regionale della lista Oliverio Presidente ed ex sindaco di Castrovillibero, Orlandino Greco. La decisione del giudice per l'udienza preliminare distrettuale di Catanzaro, l'accusa per Greco è di concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione elettorale e voto di scambio. Il rinvio a giudizio era stato chiesto da Pierpaolo Bruni quando era sostituto procuratore dell'antimafia a Catanzaro. Oggi Bruni è il procuratore di Paola, alla richiesta dello scorso dicembre. Sarà processato con Greco anche Aldo Figliuzzi, ex assessore di Castrovillibero, processo che inizierà davanti al Tribunale di Cosenza il 6 ottobre. L'inchiesta poggia sulle dichiarazioni di alcuni pentiti che fanno risalire i successi di Greco elettorali, di Greco a Castrovillibero, al sostegno offerto in cambio di soldi e posti di lavoro dalle cosche di Cosenza. Vi ricordo che nelle scorse elezioni regionali la candidatura nel centro-sinistra di Greco era stata fortemente contrastata dal candidato presidente del Partito Democratico, del centro-sinistra tutto, Pippo Calipo, e per questo poi Greco e il suo gruppo decisero di appoggiare, di schierarsi meglio ancora con il centrodestra, sostenendo un candidato dell'UDC. E a proposito di regione, oggi l'insediamento ufficiale della neopresidente Iole Santelli, purtroppo ancora affetta da questa afonia che perdura proprio dagli ultimi giorni della campagna elettorale. Un insediamento, un primo giorno vero da presidente della regione all'insegna del fair play. Ha ringraziato l'ex presidente Oliverio, assente per motivi già noti alla Santelli, la quale ha detto: comunque ci siamo sentiti telefonicamente, presto ci incontreremo. Ringrazio Mario Oliverio con cui mi sono sentita. Oggi non poteva essere qui, aveva già rinviato varie volte la via dell'insediamento, ma appena tornerà in Calabria ci vedremo. Personalmente, Presidente Russo, io e tutta la mia squadra prenderemo il meglio della vostra.
nostra esperienza, le comunità crescono se non ci sono cesure ideologiche, ma c'è una continuità programmatica sulle cose importanti. Quindi non ci sarà pregiudizio alcuno a valutazione del merito, dell'interesse esclusivo dei calabresi. Da poche ore Iole Santelli si è insediata come nuova presidente della Regione Calabria. Pochi minuti dopo le 10 di stamattina, la parlamentare di Forza Italia, il cui mandato ha ufficialmente preso il via sabato scorso con la proclamazione ufficiale e che è stata eletta il 26 gennaio scorso col 55% dei voti, ha varcato per la prima volta l'ingresso della cittadella regionale ed è salita al decimo piano dove si trova l'ufficio del capo dell'esecutivo. Non vi ha trovato il suo predecessore Mario Oliverio, che aveva assunto impegni fuori regione e con il quale comunque ha fatto sapere di essersi sentita telefonicamente. Dunque la cerimonia di passaggio delle consegne è stata onorata dall'ormai ex vicepresidente Francesco Russo, che ha omaggiato la Santelli con un mazzo di fiori e le ha anche consegnato un rapporto che rappresenta il compendio dei 5 anni di attività della giunta regionale precedente. È stato quindi il segretario dell'esecutivo Ennio Apicella a sottoporre alla neopresidente i documenti di insediamento per la firma. Purtroppo ancora alle prese con l'afonia che l'ha perseguita sin dagli ultimi giorni della campagna elettorale, la Santelli, che ieri sui social aveva accennato al fatto che questa fosse una nuova fase della sua vita, ha parlato di giornata importante per tutta la regione ed ha invocato l'impegno di tutti per consentire alla Calabria di invertire la rotta, soprattutto a livello di prestigio e credibilità, ed intraprendere un percorso di sviluppo. Infine un richiamo alla squadra allargata, ovvero non solo a quella politica, ma anche ai dipendenti, dagli usceri ai dirigenti di livello apicale. Premettendo che ci sarà molto da lavorare, la Santelli ha fatto appello alla responsabilità di tutti. Una parola, permettetemi, perché l'insediamento nei confronti dei dirigenti, dei funzionari, degli impiegati che lavorano in questo palazzo, tutti saranno messi alla prova. Si lavorerà tanto. Chiunque mi conosca sa che purtroppo non conosco molto gli orologi, e che voglia di lavorare troverà soddisfazione. In bocca al lupo a tutti noi e da oggi siamo da voi. Anche oggi nessun riferimento alla giunta regionale, per conoscere la quale occorrerà attendere almeno fino alla fine di questa settimana, dato che sono in programma incontri coi big del centrodestra sia a livello nazionale che calabrese. Una data limite c'è già, quella del 7 marzo, entro la quale occorre tenere la prima riunione del Consiglio regionale e la Santelli non ha alcuna intenzione di arrivarvi senza avere a fianco la sua squadra. Dalle 16 in poi sono iniziate presso il Tribunale di Catanzaro le prime audizioni da parte dei 4 componenti la prima commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, che sono a tutti gli effetti, e si tratta di un'ispezione, ma comunque indagine conoscitiva, così è stata classificata la missione a Catanzaro per cercare di capire cosa sta succedendo in un distretto giudiziario che è stato segnato, quasi sfregiato, da numerosi episodi. La lite tra il procuratore generale Lupacchini, poi trasferito, il procuratore Gratteri, l'arresto del presidente della seconda sezione della Corte d'Appello Petrini e anche di alcuni avvocati, e naturalmente poi si tratta di cercare di fare in modo di frenare questa perdita di credibilità e questo danno all'immagine per l'intera categoria. Ricognizione complessiva delle condizioni ambientali, era scritto nella nota con cui il Consiglio Superiore della Magistratura annunciava la visita di 2 giorni a Catanzaro della prima commissione, quella che si occupa di esposti, ricorsi e lamentele varie dei magistrati, che è investita delle richieste di difesa del prestigio e dell'indipendenza delle toghe e che decide sulle eccezioni di compatibilità ambientale, come nel caso dell'ex procuratore generale di Catanzaro Otello Lupacchini, per il quale tuttavia il 27 gennaio scorso è stata la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura a decidere il trasferimento, a seguito della guerra col procuratore Gratteri, culminata con la famosa intervista TGcom 24 all'indomani del maxi blitz legato all'inchiesta Rinascita Scott. Ma neanche la fredda e paludata terminologia burocratico-giudiziaria riesce a mascherare la delicatezza della missione che la prima commissione dell'organo di autogoverno dei giudici conduce oggi e domani nel distretto giudiziario di Catanzaro.
anche perché la situazione è sotto gli occhi di tutti e negli ultimi mesi, tra liti, veleni ed infine arresti eccellenti, l'immagine del Palazzo di Giustizia è precipitata ai minimi storici. La prima commissione del CSM è presieduta dall'ex procuratore di Messina Sebastiano Ardito ed è composta dai togati Antonio D'Amato e Giovanni Zaccaro e dal laico Filippo Donati. Davanti a loro sfileranno i vertici degli uffici giudiziari, ovvero il presidente della Corte d'Appello Domenico Introcaso, il procuratore capo Nicola Gratteri, l'attuale procuratore di Vibo Valentia Camillo Falvo, che fa parte del Consiglio giudiziario del distretto, ed il prefetto di Catanzaro Francesca Ferrandino. L'allontanamento di Lupacchini, i provvedimenti nei confronti dell'ex procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla indagato per falso e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e dell'ex procuratore aggiunto di Catanzaro Vincenzo Luberto indagato per corruzione e in atti giudiziari per i suoi rapporti con l'ex parlamentare Ferdinando Aiello, tutti e due trasferiti a Potenza presso la sezione civile. E ancora l'arresto per corruzione in atti giudiziari e la sospensione del presidente della sezione della Corte d'Appello e della Commissione Tributaria Provinciale Marco Petrini. Troppi i casi che affliggono gli uffici giudiziari del capoluogo di regione perché il CSM se ne stesse a guardare. Anche perché dopo la decisione del giudice Petrini di collaborare coi colleghi della Procura di Salerno, sono sempre più insistenti le indiscrezioni sul possibile coinvolgimento di altre toghe nell'inchiesta Genesi e la magistratura non può permettersi ulteriori crolli di reputazione. Aggiornamento sull'emergenza coronavirus, ancora in attesa di conoscere se effettivamente uno dei 35 italiani a bordo della Diamond Princess, la nave da crociera che è in quarantena al largo delle coste giapponesi, sia effettivamente stato contagiato, e mentre si sa invece che migliorano, sia pure leggermente, sono sempre in terapia intensiva ma in condizioni stabili, in leggero miglioramento, le condizioni della coppia di anziani turisti cinesi che sono stati trovati, che erano ammalati, lo si è scoperto a Roma e adesso sono ricoverati all'ospedale Spallanzani. Adesso i numeri dell'emergenza Covid-19 sono i seguenti, sono aggiornati ovviamente in questo momento. 1775, prima colonna di destra, lo vedete, le vittime, i morti, mentre quasi 72.000, 71.902 sono le persone invece contagiate. Sembra la storia una gag tratta da una commedia americana, e ce ne sono state tante, insomma, dello stesso genere, da qualche film scollacciato di Pierino. Nel bagno delle donne di una scuola di Vibo Valentia, all'Istituto Professionale De Filippis Prestia, è stata trovata una microcamera completa di hard disk per immagazzinare le registrazioni, i dati. La scoperta è stata fatta il 13 febbraio, è stata resa nota però solo oggi. Sarebbero state alcune studentesse che hanno notato una lucina lampeggiare all'interno del bagno a segnalare il caso, si sono insospettite, si sono avvicinate, poi si è scoperto appunto che si trattava di una microcamera. La dirigente dell'istituto naturalmente ha informato i carabinieri che hanno sequestrato l'apparecchiatura. L'istituto, che si occupa di una vasta serie di indirizzi, dalla pubblicità al commercio fino all'odontotecnica, è frequentato da oltre 800 ragazzi. Quinta edizione dal 22 al 25 febbraio, il 25 si chiude perché è martedì grasso, della Carnival Race, uno degli appuntamenti più importanti della parte finale dell'inverno per lo sport a Crotone e per la vela giovanile. Tornano ad issarsi le vele a Crotone in occasione della quinta edizione della BPR Banca International Carnival Race 2020, in programma dal 22 al 25 febbraio, organizzata dal Club Velico Crotone, che vedrà protagonisti giovani di età tra i 12 e i 15 anni nella classe Optimist. 4 giorni di sport ed eventi culturali che coinvolgeranno non solo i migliori velisti nazionali ed internazionali, ma soprattutto la città pitagorica. I dettagli sono stati illustrati questa mattina durante una conferenza stampa convocata nella sede del main sponsor dell'evento, alla presenza del presidente del Club Velico Crotone Francesco Verri, del presidente del comitato organizzatore Luigi Borrelli, del presidente di Confindustria Mario Spanò e del vicepresidente della sesta zona FIV Luigi Valenti. Presidente, quinta edizione della Carnival Race, che senso ha questa nuova edizione? Grazie per la domanda. Mi piace parlare del valore, del contenuto di questa regata, perché è già un fatto importantissimo che un evento di questo tipo, un evento internazionale che richiama giovani atleti da tutta Europa, si sia stabilizzato, si sia storicizzato e oggi faccia parte stabilmente
della top 10 delle regate mondiali giovanili più affollate. Quindi noi, insieme alla Spagna, insieme a Miami, insieme ad altre località invernali calde, organizziamo una delle regate più affollate al mondo. E quindi Crotone è diventata ormai un punto di riferimento internazionale, oltre che nazionale, perché anche mentre stiamo parlando continuano ad arrivare iscrizioni e sfioreremo i 300 atleti partecipanti. Quindi ecco, noi siamo riusciti non solo a fare qualcosa di importante, ma anche qualcosa di continuo, qualcosa di stabile, di non effimero, e questo è un messaggio che noi abbiamo voluto dare non tanto alla città, non tanto alle istituzioni, ma soprattutto in prima battuta ai nostri figli, ai nostri ragazzi, attraverso questo impegno collettivo che si è concretizzato nei risultati cui ho appena accennato. Abbiamo detto: ragazzi, impegnatevi, credete nelle cose che fate, nelle vostre potenzialità, perché insieme si possono raggiungere successi straordinari. Siamo arrivati ormai alla quinta edizione di questa Biber Carnival Race e per noi è motivo di orgoglio, perché i numeri in qualche modo ci stanno premiando, nel senso che abbiamo sempre una media di tra i 200 e i 300 partecipanti e riscontriamo ogni anno sempre comunque un apprezzamenti sempre, come dire, maggiori, e questo premia un po' il lavoro di tutti quelli che comunque in qualche modo, tra i soci, i genitori degli atleti, che sono una categoria molto importante perché ci sostengono. Lo sport della vela è uno sport che comunque comporta dei sacrifici, e quindi avere le famiglie che sostengono gli atleti, giovani atleti, perché parliamo di una classe d'optimist che comunque e giovanissimi, parliamo di nati 2008, 2009, 2010, quindi parliamo di bimbi piccoli che però affrontano il mare e i sacrifici che comporta con grande dedizione. Abbiamo avuto sempre nel tempo un grande sostegno, soprattutto per esempio dalla Biber Banca, ma anche dalle istituzioni, e cerchiamo sempre comunque di dare un riscontro positivo alla fiducia che comunque ci viene accordata. Ad aprire le gare sarà, come ormai di consueto, la Carnival Parade, sfilata carnevalesca in programma venerdì prossimo per le vie centrali di Crotone. Come in ogni edizione del telegiornale, in chiusura è il momento di Io scelgo Calabria. Settori produttivi più importanti per la Calabria storicamente è quello dell'artigianato legato alla produzione di cesti. Signor Fausto Vattimo da sempre coltiva questo hobby. Perché lei continua in questa attività? È una passione di famiglia, è una tradizione che rimandiamo di generazione in generazione. Da quanto tempo lei si occupa precisamente della produzione dei cesti? 50 anni. Quali sono i materiali utilizzati principalmente? Salice di fiume, detto vinimi, e canna di fiume anche. Parliamo ora delle forme dei cesti. Le forme dei cesti ci vuole fantasia, in varia alla richiesta del mercato che uno vuole insegnare, perché io ho dato la disponibilità alle comunità, ai centri, chi vuole apprendere, io gratis faccio. Posso effettuare corsi di preparazione, ma nessuno che si vuole fare avanti. Quindi è un'attività che è un po' andata in disuso. Cosa si può fare per stimolare i giovani a ritornare a questo tipo di attività? Andare nelle scuole e insegnare ai bambini cos'è, fare conoscere il prodotto, come quello è prodotto rustico, come viene dal fiume, e poi
man mano far vedere come si produce, come si lavora. I cesti non sono dei semplici elementi d'arredo, ma molto spesso, soprattutto in passato, erano collegati alle attività agricole. Secondo lei si dovrebbe tornare all'utilizzo di questo tipo di articoli, nonostante siano ovviamente vigenti delle regole comunitarie per il rispetto delle regole appunto igienico-sanitarie? Cosa si può fare per incentivare l'utilizzo di questi articoli? Allora, abolire la plastica, la prima cosa, e poi queste qua, dato che sono igienici, naturali, senza nessun tipo di trattamento, sono per gli alimenti la cosa più essenziale che si può usare. Tutto anche per questa sera, grazie per averci seguito, ricordate tgcal24.it per restare aggiornati e grazie per la cortese attenzione.